Duat era ritenuto dagli Egizi come il mondo delle anime ed era abbinato appunto a qualche cosa di apparentemente soltanto spirituale. In realtà, un po' come accadeva anche nel mondo ebraico, dove venivano fatti trasportare nel Gan Eden superiore, nel Gan Eden celeste, un certo numero di persone, le cronache ci raccontano alla fine che 9 uomini dalle particolari qualità sono stati fatti ascendere e riportati indietro dalla terra a questo luogo e viceversa. Troviamo in molte tombe faraoniche la descrizione del fatto che in certe circostanze il faraone stesso veniva fatto aggregare alla barca di Ra e trasportato all'interno del Duat. Ed era così evidente la natura fisica di questo luogo che il faraone stesso, per esorcizzare eventuali critiche che potevano essere fatte dai lettori delle iscrizioni storiate all'interno delle tombe, si apprestava e, diciamo, stigmatizzava il fatto che lui era partito da vivo e da vivo era rientrato da questo epico viaggio, appunto, nel Duat. Quindi un mondo sicuramente in cui c'erano le anime dei giusti, che per gli ebrei lo sappiamo erano gli tzadikim, ma per esempio per gli egizi erano i ma'akero, dove significava essere giustificati di voce, dove l'energia della vibrazione assicurava tramite la voce ferma, la voce che non traballa perché la persona è sicura di quello che sta facendo, abbinava il concetto di rispetto dell'armonia delle leggi cosmiche dell'universo al concetto di una vibrazione che in quanto pura, sincera, non aveva esitazione e confermava la buona fede lo stato di iniziato. E quindi, diciamo, era un'esaltazione di Maat, il mondo dell'armonia, dell'equilibrio, solo, diciamo, tardivamente tramutato in concetto di giustizia, di una connotazione umana, mentre invece in origine aveva una connotazione decisamente, diciamo, cosmologica e universale. Il Duat nell'immaginario collettivo non tanto degli egizi, ma dei greci che alla sapienza egizia erano stati formati, viene di solito il concetto di mondo infero. E questo è stato dovuto al fatto che in una certa fase della stagione ci sono delle costellazioni, perché anche qui c'è da sottolineare che per gli egizi il Duat non era correlato a un ipotetico mondo posto genericamente nel cielo, perché come gli ebrei collocavano la loro divinità in un posto ben preciso e delimitato del cielo, la stessa cosa accadeva anche per gli Egizi, e siccome il Duat o luogo degli spiriti, anticamera o delle anime, anticamera di un viaggio più lungo che mirava a raggiungere il Chebu, cioè la fondità dello spazio celeste, oppure il Nu, l'abisso cosmico all'interno del cui si l'isola del fuoco, l'isola delle fiamme, la patria degli dei, aveva una collocazione celeste ben precisa e determinata, di cui gli egizi erano ben a conoscenza. Chiaro che nel corso delle stagioni, dovute all'alternarsi della rotazione della Terra, certe costellazioni abbinate al Duat, durante una certa fase dell'anno erano visibili nel cielo durante le ore notturne, e questo capitava, per esempio, durante l'inverno, ed erano segnatamente, per esempio, correlate all'equinozio di primavera. Quando invece
Il ciclo delle stagioni faceva sì che cambiava la visibilità di certe stelle, che quindi non erano più visibili, ma erano, diciamo, nascoste sotto la linea dell'orizzonte virtuale. È chiaro che il Duat risultava un mondo infero, e noi sappiamo che in una certa fase, infero perché era sotto terra, inteso nel senso sotto linea virtuale dell'osservatore, e noi sappiamo che l'inizio dell'anno, sia per gli ebrei sia per gli egizi, stranamente per quello che capita, che sarebbe poi capitato dopo, cultura occidentale che in una prima fase correlava l'inizio dell'anno all'equinozio di primavera, questo succedeva fino in periodo medievale, e poi comunque le correlava a un periodo invernale, perché tutt'oggi noi vediamo che il cambio dell'anno inizia appunto nei mesi invernali, nei mesi freddi. Non così capitava per, sia per gli egizi che per gli ebrei, perché il Rosh Hashanah, cioè il capodanno letteralmente, l'inizio dell'anno, per gli ebrei era vicino al mese di Tishri, cioè al mese di settembre-ottobre, vicino all'equinozio d'autunno, e guarda caso l'inizio dell'anno egizio omologamente e analogamente si correlava vicino alla stagione di Akhet, che era quella dell'alluvione della piena del Nilo, che capitava a seguito dello scioglimento delle nevi che alimentavano il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, e che quindi avveniva nel mese di luglio, per cui intorno a settembre, cioè c'era l'equinozio di autunno, quindi stigmatizzava e sottolineava una data calendariale connessa ai cicli di cultura. Ebbene, in questo periodo dell'anno il Duat, ben precisamente per gli egizi, ha una certa zona di cielo, quindi con una procedura del tutto analoga con quella degli ebrei, visto che avevano condiviso delle fonti comuni, in questo periodo dell'anno il Duat non era visibile, e da qui è nato l'equivoco che il mondo dei morti, il mondo delle anime, viene genericamente situato in un luogo posto sotto la linea dell'osservatore e quindi sotto terra, perché questo durante il, diciamo, capodanno, sia ebreo che egizio, che era correlato appunto all'equinozio di autunno. Ma se noi avessimo considerato quello che invece capitava vicino all'equinozio di primavera, il Duat non sarebbe stato un mondo infero, ma sarebbe stato un mondo supero. E d'altro canto succede che in un periodo, diciamo, inerente l'antico regno e forse il medio regno, venivano raffigurate sulle tombe e sui templi entrambi i momenti, sia quello dei sei mesi riferiti a delle costellazioni settentrionali o le costellazioni invernali, che si alternavano in piena e completa ridondanza secondo le, diciamo, le fluttuazioni del Nehek, cioè il periodo di tempo che è circolare, in cui le stagioni si susseguono sempre, si alternavano con quelle che erano le costellazioni estive abbinate in questo modo.